Buongiorno a tutti e bentrovati nel canale Arte Allegra con la seconda parte del video sul diorama di una scena artica. Eravamo al punto in cui si stava asciugando. Dal momento che ho usato la colla per piastrelle bianca, non passerò la tempera bianca, ma farò direttamente la colorazione di fondo, mescolando del grigio di Payenne diluito con della colla vinilica e la passo su tutto con un pennello. Faccio asciugare e di seguito nella parte in cui ci sarà l'effetto acqua passo sempre con il pennello la colorazione di fondo che mi sono preparata in precedenza e che uso esclusivamente quando devo realizzare scene in cui vi è l'acqua. I colori con cui è stata fatta è sempre personale. La mia è stata preparata con del blu di Prussia, del verde della terra di Siena naturale e del nero. Per le percentuali vi consiglio di fare diverse prove fino a quando trovate la gradazione di colore che più vi soddisfa. Vi garantisco che con un po' di pratica saprete prepararla in qualsiasi momento. Mentre questo asciuga, preparate la resina seguendo le istruzioni poste sulla confezione della resina che avete. Chi è interessato trova il link in descrizione come va fatta questa procedura. Vi ricordo che la resina va colorata per rendere l'effetto acqua ancora più realistico, aggiungendo blu di Prussia e verde. Una volta che il colore vi soddisfa, mescolate i due componenti della resina. Mescolate ancora molto bene e versate sul diorama. Lasciate asciugare. In estate ci vorranno alcune ore prima che sia perfettamente asciutta, in inverno molto di più, poiché dipende dalla temperatura esterna. Come vedete, è perfettamente lucida e con un bel effetto di profondità. Si conclude la seconda parte e mentre continuo con il mio lavoro vi saluto, invitandovi a iscrivervi al mio canale e a seguirmi sui social. E come dico sempre alla fine di ogni video, ciao e una buona giornata a tutti!